E ciao a tutte e benvenuti nel nuovo video. Allora, oggi proveremo a fare insieme il famoso Kinder cereali. Allora, ovviamente è una ricetta molto semplice che era parecchio tempo che volevo provare, solamente che insomma non ho avuto, diciamo, il tempo necessario per sperimentare, quindi oggi sono qui e la proviamo a fare insieme. Allora, tutto ciò che vi occorre è una teglia. Io ho preso queste qui in alluminio seggetta, poi ho preso la carta da forno e l'ho tagliata per rivestire la nostra base. Allora, gli ingredienti comunque sono 350 g di cioccolata al latte. Scusate, allora io ho preso questa della Lind, 350 g. Poi 100 g di cioccolata bianca. Poi 120 g di latte condensato, riso soffiato 50 g, eccolo qua. Ovviamente potete mettere pure il farro, anche l'orzo perlato, però io credo che sia più indicato questo, sinceramente. Poi non so, ovviamente scegliete voi, io preferisco questo qua. E credo di avervi detto tutto quanto. Allora, il procedimento è facilissimo perché una volta che facciamo sciogliere la cioccolata a bagnomaria, la andiamo a stendere sulla nostra base, la mettiamo in frigo più o meno una mezz'ora e facciamo solidificare. Il secondo step praticamente sarebbe quello di prendere il riso soffiato, i 120 g di latte condensato più la cioccolata bianca sciolta e amalgamare tutto quanto, stendere sopra la nostra lastra, diciamo, di cioccolato, e poi ovviamente con l'avanzo di questa, insomma, quindi diciamo useremo metà e metà di questo cioccolato, andremo poi a ricoprire sopra. Ovviamente i tempi di raffreddamento io non lo so, ma io immagino che 2 ore, diciamo, potrebbero bastare, ecco. E una volta che poi si è tutto solidificato, noi andremo a tagliarlo tutto quanto a striscioline, come ovviamente preferite voi. E niente, allora, sicuramente vi salto i passaggi del, insomma, del cioccolato squagliato e ci vediamo poi per ovviamente mettere insieme questi 3 ingredienti. E ci vediamo dopo, vi ringrazio ancora ovviamente per i mi piace e i bellissimi commenti che mi lasciate e mi raccomando, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, condividete e niente, e cerchiamo, come dico sempre, di puntare ad arrivare sempre in alto. Allora ci vediamo dopo per gli step successivi.